Allora la seduta è aperta, invito il senatore e segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego senatore. No. 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 Grazie presidente. Sì. Verbale della seduta del 13 marzo 2024, numero 168, Presidenza dei vicepresidenti Centinaglio, Rosomando e Castellone. Eh, Aperta la seduta alle ore 10.03, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 12 marzo 2024. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato a resoconto. Il Senato passa allo svolgimento di comunicazioni del, del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è Fitto rendono le predette comunicazioni. In sede di discussione prendono la parola i il senatori Iroic. Terzi di Sant'Agata, Fregolent, Occhiuto, Pirro, Murelli, Manca e Matera. Il Presidente avverte che sono presentate le proposte di risoluzione, la numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6, replica il Ministro Fitto. Il Presidente sospende brevemente la seduta il, eh, che riprende alle 12.04. Eh, sì. Il Ministro Fitto esprime il parere del governo sulle proposte di risoluzione presentate. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Lombardo, De Poli, Muciolino, Magni, Gasparri, Damante, Caravaglia, Alfieri, Salleni. Previ interventi dei senatori Lombardo, Alfieri e Muciolino. Poste ai voti con votazione nominale elettronica richiesta d'inizio seduta ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del regolamento. Sono approvati i punti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del dispositivo della proposta di risoluzione numero 1. La proposta di risoluzione numero 5 e i punti 2, 5, 6 del dispositivo della proposta di risoluzione numero 6, testo 2, risultando respinte alle restanti parti delle proposte di risoluzione, la numero 1 e la 6, eh, nonché le proposte di risoluzione numero 3. 2, 3, 4. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle 14.03 e ripresa alle ore 16.17. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 997, riconversione di legge del decreto legge numero 7 del 2024. Il relatore Balboni, autorizza, autorizzato dalla Presidenza, svolge svolgere relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Parrini, Spinelli, De Cristoforo, Cataldi, De Priamo e Meloni. Replica il relatore Balboni interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Ferro. In sede di esame degli emendamenti riferiti al testo del, del decreto legge intervengono i senatori Crisanti, Paita, Tosato, Maiorino, Gaspari, Giorgius, Menia, Naive, Gelmini, Musolino, Magni, Parrini, Lisei, Lombardo, Delia, Cucchi, Scalfarotto, Sironi, Boccia, Dunvalder, Balzoli, Romeo, Alfieri, Malani, il relatore Balboni e il Sottosegretario Ferro. Posti ai voti con votazione nominale elettronica sono approvati gli emendamenti la 1.107 e la 2.100 e l'ordine del giorno G4.105, risultando respinti, ritirati, preclusi o trasformati in ordine del giorno tutti i restanti emendamenti fino al 4.105. Raccomandazione: Non sono posti in votazione la proposta di stralcio. La S4.100 è dichiarata inammissibile. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle 19.36 e ripresa alle 19.43. Previ interventi del relatore Balboni e del sottosegretario Ferro, posto ai voti con votazione nominale elettronica e approvato l'emendamento numero 4601, risultando respinti o preclusi tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno esaminati. Gli ordini del giorno G401, G402, G403, e G404 non sono posti in votazione in quanto accolti dal governo. Previo intervento del relatore Balboni, posta ai voti con votazione nominale elettronica. È approvata la proposta di coordinamento del coordinamento 1. Per dichiarazione di voto finale prendo la parola il senatore Gelmini Salvitti. Dunvalder, Mussolino, De Cristoforo, Chiudo, Maiorino, Tosato, Giorgis e Della Porta. Posta i voti con votazione nominale elettronica, approvato il disegno di legge composto dal solo articolo 1. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a in seduta pubblica giovedì 14 marzo 2024, alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.56. e 56, letto approvato della seduta del 14 marzo 2024. Grazie, Presidente. Benissimo. Allora, non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Teresa Bellucci, risponde all'interrogazione numero 963 del senatore del Rio d'Altri concernente il computo dell'assegno unico familiare nel calcolo delle ISEE. Prego, signora Vice Ministra. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito che ha posto e passo quindi ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente proprio i criteri di computo dell'assegno unico universale nell'ISEE. A tal riguardo, innanzitutto, in premessa, è, è opportuno richiamare il dettato del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, cioè il cosiddetto ISEE. Infatti, l'articolo 4, comma 2, lettera F del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, numero 189 del 2013, in combinato disposto con la previsione del decreto legge numero 42 del 2016, dispone tra l'altro che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, e quindi esenti, per ragioni diverse dalle condizioni di disabilità, rientrano nel calcolo dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISE. Siamo assolutamente quindi consapevoli che il combinato disposto delle norme attualmente in vigore hanno una ricaduta non positiva per le famiglie e segnatamente anche per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate, a volte anche proprio per l'accesso alle prestazioni agevolate sociali. Da ciò quindi ne consegue, però dalla normativa vigente, che anche l'assegno unico universale percepito nel 2022, in quanto tipologia di trattamento rientrante nella categoria suddetta, sarà considerato nel calcolo dell'ISEE del 2024 per tutte le altre prestazioni, proprio perché il decreto legislativo di varo dell'assegno eh, unico universale eh, ha eh, al suo interno non una previsione che dà risposta a questa criticità. Proprio consapevoli quindi della problematica siamo subito intervenuti, intervenuti e quindi abbiamo anche interpellato espressamente l'Inps che ha evidenziato che proprio in virtù di quanto stabilito dallo stesso articolo 6, es in sede di determinazione degli importi di assegno unico e universale per un soggetto che ne è già beneficiario, l'Istituto in quanto ente erogatore è tenuto a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della stessa prestazione percepito nel secondo anno precedente la presentazione della DSU, rapportato al corrispondente parametro della scala equivalente. La norma dispone infatti che gli enti erogatori di tali trattamenti ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottrangono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, eventualmente valorizzato nell'ISEE rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza pertanto ai fini dell'erogazione delle mensilità dell'assegno unico universale per l'anno 2024 l'ISEE non terrà conto di quanto ricevuto per lo stesso assegno nel costo dell'anno 2022 Voglio sottolineare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali segue con estrema attenzione e monitora l'efficacia degli, degli strumenti di sostegno messi in campo a favore delle famiglie e siamo anche consapevoli che questa è una prima risposta immediata per non avere una regaduta eh, negativa all'interno dell'Assegno Unico Universale, ma siamo consapevoli altrettanto che non è elemento sufficiente a poter dare quindi risposta alla criticità segnalata. Sul punto ricordo che eh, la legge di bilancio, proprio sul punto di quanto il governo ha dato attenzione, sin dal suo insediamento, alle politiche in favore della famiglia e anche della natalità. Eh, proprio la legge di bilancio, le leggi di bilancio che si sono succedute in questi due anni, grazie all'impegno di tutto il governo, hanno ampliato la fruibilità dell'assegno, in particolare per le famiglie numerose, per quelle con un figlio disabile e, in determinati casi, anche per le famiglie con figli al di sotto dei tre anni. In questi anni quindi abbiamo fatto davvero tutto il possibile, ovviamente a fronte anche delle condizioni economiche e anche delle condizioni di bilancio, per dare maggiori opportunità, maggiori garanzie alle famiglie, sia con dei trasferimenti economici ma anche con delle politiche di integrazione e di inclusione lavorativa e eh, sociale delle donne eh, che potessero dare maggiore conforto. Oltre ovviamente ai congedi di paternità che abbiamo iniziato ad ampliare nella loro sia possibilità di accesso con trattamenti economici che potessero essere più sostenibili. Ma lo ricordo ancora una volta. Gli sforzi sono tanti, ma non crediamo che siano ancora sufficienti a poter riconoscere al diritto ad ogni famiglia di poter procreare e mettere al mondo dei bambini. Quindi, ovviamente, l'impegno del Governo sarà continuativo per tutta la legislatura per dare maggiore sostanza e maggiore quindi, opportunità a ciascun cittadino. Segnalo però proprio per quanto riguarda l'ISEE, quindi tornando alla questione dell'ISEE, che in questi giorni. Eh, è stato avviato un percorso di studio ed approfondimento per vagliare la possibile rivisitazione nel contesto di un tavolo tecnico che vuole quindi, affrontare questa materia e che vede il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme anche al Dipartimento per le Politiche della Famiglia e certamente anche al Dipartimento per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità. L'obiettivo qual è? È quello di esaminare e rivedere alcuni aspetti della disciplina dell'ISEE che possono avere un impatto negativo sulla vita delle famiglie e che hanno un impatto. Su, negativo sulla vita delle famiglie. È dunque intenzione del Governo lavorare in sinergia per individuare quelle aree di intervento critiche e prospettare contestualmente le possibili soluzioni. Sappiamo che qualsiasi azione che ha come oggetto l'ISEE deve essere particolarmente studiata e attenzionata sia nel superamento delle criticità che attualmente ci sono, ma anche nell'impatto e poi nelle ricadute che evidentemente si ripercuotono sui diversi eh, provvedimenti, le diverse prestazioni. Che vengono proprio in gioco l'ISEL. L'abbiamo visto come viene utilizzato per moltissimi interventi e moltissime riforme del legislatore, sia in passato ma anche attualmente. Quindi è materia molto delicata, a cui daremo tutta la nostra attenzione e eh, anche la priorità che il Governo vede per questo tema. Quindi grazie all'onorevole interrogante. Grazie signora Vice Ministra. Ora interviene in replica il senatore Del Rio. Prego, senatore Del Rio. Eh, grazie Presidente, e grazie signora Vice Ministra della sua attenzione e anche delle sue parole di disponibilità. Devo dire però che eh, sono un po' preoccupato delle sue parole anche, anzi molto preoccupato, nel senso che noi abbiamo fatto una grande, forse l'unica grande riforma degli ultimi trent'anni, a detta di tutti gli economisti e gli esperti di diritto di famiglia. Abbiamo fatto questa riforma, ora la promossa. Partito Democratico, l'ho promossa io con altri senatori, ma mh, è una riforma di tutti, l'abbiamo votata tutti. Una riforma che ha semplificato, ha tolto otto misure di sostegno alle famiglie frammentate e incostanti, eh, e l'ha semplificato in un'unica misura, l'assegno unico universale. È diventata equa, una misura equa, perché prima i figli dei lavoratori eh, eh, autonomi non ricevevano sostegni adeguati al, alla loro famiglia. Quindi una misura che ha superato un'iniquità per oltre due milioni di, di bambini è una misura universale, cioè che valeva per tutti, che era uno dei modi con cui dicevamo alla società, alle famiglie, lo Stato non vi lascia soli, è al vostro fianco. E eh, quindi vale per tutti. Tutti i figli sono una ricchezza e non sono una ricchezza solo della famiglia, ma sono una ricchezza dell'intera comunità nazionale. Ora, questa misura sta funzionando. Sta funzionando molto bene. Dopo il primo anno di attuazione abbiamo avuto risparmi. Durante il governo Draghi quei risparmi non erano stati utilizzati. Voi li avete utilizzati circa 600 milioni per allargare i benefici, quindi bene, era quello che volevamo. Avete fatto alcuni correttivi per dare ulteriore sostegno, lei ha detto bene, alle famiglie numerose. Noto, noto con piacere e spero che questa discussione venga fatta che... Eh, il sostegno, la lotta alla povertà che immagino sia un obiettivo comune spero che sia un obiettivo comune e in particolar modo alla povertà minorile perché la lotta alla povertà minorile che ci siano bambini in povertà è una vergogna senza precedenti in un paese che si vanta di essere tra i primi sette paesi al mondo in termini di potenza economica e industriale allora noto che l'assegno unico se a detta di tutti gli analisti ha contribuito in maniera determinante, è la misura che ha contribuito in maniera più determinante ad abbattere la povertà minorile, perché la povertà minorile si sì, insidia, sta molto forte, soprattutto nelle famiglie numerose. E quindi il lavoro sta procedendo, finalmente l'Italia ha una misura adeguata a sostegno della natalità e una misura adeguata nella lotta alla povertà. Nessun'altra misura è così efficace nella lotta alla povertà come quella che abbiamo messo in campo, a dimostrazione che non bisogna fare riforme spot, ma bisogna fare riforme strutturali che durano nel tempo, che sostengono i cittadini per tutto l'arco della loro vita. Ora, c'era un problema sospeso tra gli altri in questa cosa, che non fu come dire, possibile affrontare nella legge delega. Ma che fu prevista nella legge delega, noi ne ragionammo. E cioè che nel momento in cui noi davamo più denaro alle famiglie nel sostegno alla, alla, per la natalità, che poi anche favorisce l'occupazione femminile, favorisce il progetto di vita delle famiglie, nel momento in cui diamo più denaro alle famiglie, questo va a, nel calcolo dell'ISE e quindi le famiglie perdono benefici su altre prestazioni sociali. È il paradosso di uno Stato che con una mano dà e con l'altra prende. E con l'altra prende. E quindi, siccome questo fenomeno dopo due anni si sapeva che sarebbe successo, bisognava fare un regolamento che adeguasse l'ISEE, che dicesse che gli importi che noi versiamo con l'assegno unico non vanno nel calcolo dell'ISEE, oppure complessivamente che ci fosse una revisione complessiva di come l'ISEE viene calcolata. Lei ha detto che ci state lavorando, ma è urgente lavorarci perché da quest'anno le famiglie perderanno le prestazioni sociali. È urgente lavorarci. Ma basterebbe un piccolo comma, abbiamo inserito ieri in un decreto che doveva fissare la data delle elezioni, abbiamo inserito le riforme del testo unico enti locali, si può trovare un qualsiasi strumento per scrivere semplicemente come era scritto nella delega, ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, il computo del, dell'assegno deve essere differenziato nell'ambito dell'ISE fino ad azzeramento. Era scritto così nella delega. Il Governo Draghi cadde poco prima di elaborare questo regolamento, basta fare un semplice, un semplice emendamento e avremo delle famiglie che si vedono non a, a, a dover combattere per accedere al, alle prestazioni sociali agevolate, quindi ai nidi, alle tariffe adeguate dei nidi, alle tariffe del trasporto pubblico, a tutte le prestazioni sociali. Avremo delle famiglie che non dovevano combattere perché sono diventate tra virgolette più ricche, ma più ricche cosa, signora Vice, Vice Ministra? Stiamo combattendo la povertà, sono persone al limite che hanno fatto figli e quindi come si sa un figlio ha un costo enorme, quindi stiamo parlando di, di un aiuto che è un aiuto insomma, parziale, lo sappiamo tutti, ma almeno non ci sia il paradosso di questa disparità, del fatto che appunto con una mano diamo e con l'altra prendiamo. Queste famiglie a avere, devono continuare a poter fruire delle prestazioni sociali agevolate e quindi i casi sono due. Ho fatto un semplice emendamento in un qualsiasi provvedimento tanto i decreti che sono stati fatti sono pieni di robe che non sono minimamente coerenti con l'obiettivo dei decreti, quindi basta farne uno qualsiasi. Un qualsiasi mettete quello che era scritto nella delega, cioè che per l'ISE il, il contributo assegno unico va azzerato oppure fate una riforma dell'isè, noi siamo disponibili a sederci a dare un contributo, per esempio il peso della prima casa secondo noi va revisionato, perché non è che perché uno ha una prima casa è ricco, quindi su questo punto lei troverà Tutta la mia disponibilità, la nostra disponibilità, ma però va fatto alla svelta perché altrimenti, quest'anno, sarà un altro anno in cui, appunto, eh, avremo un paradosso di aver aiutato tante famiglie, ma allo stesso tempo di averle anche messe in difficoltà sulle prestazioni sociali. Grazie. Grazie, senatore Del Rio. Diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Beppe Fenoglio di Bagnolo Piemonte. E non poteva che essere in provincia di Cuneo trattandosi di Beppe Fenoglio. Bene. Ora il sottosegretario di Stato per la Giustizia, onorevole del Mastro delle Vedove, risponde all'interrogazione numero 637 del senatore Zanettin concernente il rafforzamento dell'organico del Tribunale di Vicenza. Grazie presidente. Ringrazio l'onorevole interrogante che ponendo una questione eh, relativa al Tribunale di Vicenza, in verità pone una questione più complessiva in ordine alla scopertura del personale amministrativo dei, eh, delle, piante, delle piante organiche dei Tribunali d'Italia, in merito evidentemente anche all'impatto che possa avere sull'abbattimento dell'arretrato e al disposition time in relazione al PNRR. Allora, ringrazio l'onorevole interrogante perché mi cons consente al governo di rappresentare l'imponente eh, lavoro di reclutamento in particolare del personale amministrativo che effettivamente, ad oggi, la cui scopertura media nazionale, ad oggi effettivamente, si attesta al 27,63% eh, eh, della pianta organica. E dicevo, imponente attività di reclutamento avviata dal Dicastero eh, del Ministero della Giustizia, ehm, considerato che Um, sono state effettuate 10.248 assunzioni di risorse umane nell'intero territorio nazionale. Ma tale è una quantificazione che può definirsi per difetto e non certamente per eccesso, perché a queste vanno aggiunte le assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio del processo e il personale a supporto dell'ufficio del processo, che sappiamo essere stato eh, come dire, immaginato proprio per affrontare eh, l'abbattimento dell'arretrato. Dell quindi a fronte delle 10.248 assunzioni eh, relative al personale più propriamente detto amministrativo debbono essere aggiunte le 12.354 unità relative al, ai profili di addetto per l'ufficio del processo e di eh, personale a supporto dell'ufficio del processo, per così un complessivo di assunzioni di 22.602 eh, unità. Um, e ripeto, evidentemente parlo anche del addetti all'ufficio del processo, del personale a supporto dell'ufficio del processo perché proprio ideato per abbattere, contrastare, fronteggiare il fenomeno uh, del, dell'arretrato, venendo in media rese e più puntualmente alle risposte dovute in ordine al Tribunale uh, di uh, Vicenza, va ricordato che a fronte di una dotazione organica di 142 unità prestano servizio attualmente 90 risorse umane. Nel computo complessivo delle risorse impiegate nel Tribunale di Vicenza non vengono computate le ulteriori 48 però unità assunte a tempo determinato nell'ambito dei reclutamenti degli addetti all'ufficio del processo, 34 unità, e del personale a supporto dell'ufficio del processo, 14 unità, quanto poi alle vacanze registrate nei vari profili, questo interessano le seguenti figure professionali. Ausiliario 8 vacanze su 16 posti in organico, assistenza e giudiziario 17 vacanze su 47 eh, eh, posti in organico, cancelliere 17 vacanze su 22. Eh, posti in organico, funzionario giudiziario 7 vacanze su 31 posti in organico. Le figure invece professionali fortunatamente del direttore, dell'operatore giudiziario, del conducente di automezzi risultano soddisfatte. In data 26 luglio del 2023 è stato pubblicato l'interpello nazionale per 9.739 posti vacanti rivolti al personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi eh, dell'articolo dell 4 dell'accordo sindacale del 15 luglio del 2020. Per la Regione Veneto, nel suo complesso, sono stati resi disponibili 474 posti. E per il Tribunale di Vicenza sono stati eh, pubblicati 35 posti, segnatamente 7 di assistente giudiziario, 17 di cancelliere, 7 di, di eh, ausiliario e 4 di funzionario giudiziario. Che purtroppo non sono stati oggetto di scelta da parte dei dipendenti. Peraltro, nell'ambito della procedura di interpello si sono concretizzati i trasferimenti in uscita di quattro unità di personale dall'ufficio in esame presso altri uffici giudiziari, un ausiliario e tre assistenti giudiziari. Si rimarca, in ogni caso, che dal piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente, inequivocabilmente direi la volontà di eh, questo di Castero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo ciò, e ciò di certo determinerà effetti positivi a ricaduta anche sugli uffici giudiziari di Vicenza. In questa direzione va certamente la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere conoscenze e competenze acquisite, nonché la provvisione in deroga alla normativa vigente della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico. Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale dal 2023 al 2025 riguardano complessivamente 1.051 unità nell'area dei funzionari, 6.624 nell'area degli assistenti, 179 nell'area dei dirigenti per un totale di 7.854 risorse umane. A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale, per le quali l'autorizzazione a bandire ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti. Si segnala poi che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario e la contestuale assunzione a tempo indeterminato, ovvero sia la stabilizzazione presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori, degli operatori giudiziari. Si evidenzia inoltre che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire per pensionamento di personale, ovvero per altre situazioni soggettive di carattere temporaneo, dalla maternità alla malattia, l'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari in difficoltà potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale prevista dall'articolo 20 dell'accordo, sempre del 15 luglio del 2020. Occorre inoltre evidenziare che è stato sottoscritto per dare come dire, rappresentazione delle, dei vari fronti su cui il Di Castero sta operando al fine di sopperire alla carenza di organico di amministrativi che è stato sottoscritto in data 27 giugno del 2023 tra il Ministero della Giustizia e la Regione Veneto un accordo volto a forme di collaborazioni cito testualmente in tema di selezione e di reclutamento di personale attraverso il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fa bisogni. In termini di inquadramento e profilo professionale della Regione del Veneto degli uffici giudiziari operanti nel Veneto e o il convenzionamento per l'utilizzo reciproco delle graduatorie in relazione ai concorsi direttamente spletati da ciascuna delle parti firmatarie. Lo scorrimento di graduatorie regionali dovrebbe garantire un successo maggiore rispetto all'interpello di cui parlavo prima che purtroppo non ha dato esito positivo non certamente per cattiva volontà del Ministero, ma perché eh, hanno scelto altre sedi. In forza della del 30 giugno del 2023, stipulata in virtù del suddetto accorto, il Ministero della Giustizia è stato autorizzato ad utilizzare per la copertura fino a 100 posti nel profilo di assistente giudiziario nel distretto della Corte d'Appello di Venezia la gradatoria finale di merito relativa al bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 30 posti di collaboratore professionale e amministrativo categoria B e posizione economica B3. Nelle giornate dal 5 al eh, 13 luglio 2023 gli idonei interessati ad entrare nei ruoli del Ministero della Giustizia nel profilo professionale di assistenza giudiziaria hanno partecipato alla procedura di scelta tra i 69 posti messi a disposizione dall'amministrazione giudiziaria del distretto della Corte d'Appello di Venezia, di cui tre individuati presso il Tribunale di Vicenza. Si, si rappresenta che all'atto della presa di possesso, avvenuta il 12 settembre 2023, purtroppo una sola delle tre unità contemplate ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro. Sempre nel solco dell'accordo richiamato con la Regione Veneto è previsto la facoltà di attingere dalle graduatorie regionali in corso di validità per l'assunzione di 28 conducenti di automezzi nell'intero distretto. Peraltro sono in atto le opportune interlocuzioni per l'ulteriore utilizzo della graduatoria regionale al fine di assumere ulteriori unità nel profilo di assistente giudiziario. Si evidenzia altresì che, in virtù dello scorrimento per 743 unità dalle graduatorie distrettuali del concorso RIPA, ma 5.410 posti, disposto con provvedimento del 16 febbraio ultimo scorso, sono state provviste per il profilo tecnico amministrativo le assunzioni di ulteriori 8 unità presenti nella graduatoria del distretto di Venezia. La presa di servizio degli di diritto è avvenuta il 12 marzo del 2024. grazie. Grazie signor sottosegretario. Ora interviene in replica il senatore Zanettin. Eh, grazie Presidente, io non posso che ringraziare eh, il sottosegretario del Mastro per eh, la sua risposta che è molto articolata, ha dato tanti numeri e, e, nei quali sono anche a un certo punto perduto, eh, glielo confesso anche perché glielo confesso sottosegretario sono un parlamentare con una certa esperienza di, di legislatura alle mie spalle e praticamente in ogni legislatura una o due interrogazioni sugli organici di magistrati, personale amministrativo del Tribunale di Vicenza la faccio e con la relativa risposta e bene o male eh, tutte le volte eh, in questi anni è stato garantito impegno è stato, eh, ehm, eh, e, e sono sicuro che c'è l'impegno per carità non, non, non voglio dire, però io cerco di riassumere in termini anche molto schematici eh, che, quella che è la situazione che peraltro lei conosce e che nei numeri che ha dato eh, viene pure rappresentata, fotografata. Lei ha detto che a livello nazionale c'è una scopertura media del 27,63%. Io le do, le do quella attuale a ieri, così come mi è stata confermata dai capi degli uffici, degli uffici giudiziari di Centini. Partiamo al Tribunale. I dipendenti a tempo indeterminato effettivi presenti sono 77 su 142, quindi con una scopertura del 45,70%, quindi è pressoché doppia rispetto alla media nazionale. Tra l'altro alcuni di questi che sono a tempo determinato hanno vinto il concorso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e quindi passeranno a breve e quindi questa, questa scopertura eh, eh, si, si accentuerà. Le do anche i numeri de, de, della procura allo Stato la scopertura del personale amministrativo è pari al 38,89%, quindi anche questa è superiore alla media nazionale, sono 54 i posti previsti e, la, e sono 21 i posti vacanti e tre le unità eh, in posizione di distacco presso altri uffici. Quindi è una situazione drammatica. Parlo del, del, del personale amministrativo perché e per certi versi, oggi, soprattutto nelle, nelle realtà del nord, il personale amministrativo eh, viene con minore, lei lo ha, lo ha rimarcato nella sua, eh, nella sua risposta, viene con difficoltà perché eh, magari costano di più, eh, ci sono dei costi di trasferimento. Però questa situazione è, è molto grave, nel senso che noi possiamo avere tanti, anche tanti magistrati, ma poi se non c'è il personale eh, amministrativo che eh, Magari scarica e pubblica la sentenza, la sentenza eh, rimane eh, ne, ne, su, sulle carte e quindi evidentemente tutti gli sforzi che stiamo facendo eh, per cercare di ridurre l'arretrato, per conseguire gli obiettivi concordati con l'Europa col PNRR eh, falliscono. Questo ci consente anche una riflessione più in generale eh, su, su, per noi che ci occupiamo di giustizia e, e cerchiamo di dare il nostro meglio nella legislazione. Forse molti dei problemi. Eh, anzi sicuramente la gran parte dei problemi della giustizia sui temi appunto di della, della, de, quello che è lo smaltimento e arretrato possono essere ottenuti meglio con una migliore organizzazione del personale sul territorio ehm, eh, piuttosto che attraverso norme legislative che, eh, che, che, che si perdono nei meandri della burocrazia e questo mi consente un'ultima annotazione deve eh, consentirmi lo sottosegretario forse più che l'impegno ad aprire tribunalini Magari diffusi sul territorio, divisi fra, 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 fra tre o quattro sedi locali, distanti centinaia di metri eh, lineari l'una dall'altra, l'impegno del governo deve andare proprio su questi temi concreti. Grazie, Presidente. Grazie, senatore Zanettini. Ora il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Onorevole Del Mastro, delle Dese, risponde all'interrogazione numero 898 dei senatori Mirabelli e Bazzoli concernenti i recenti concorsi nella Polizia Penitenziaria. Prego, Signor Sottosegretario. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti che mi danno modo di chiarire ciò che credo sia frutto eh, di un misunderstanding. Gli onorevoli interroganti lamentano la, eh, il mancato scorrimento di, eh, una, eh, di una graduatoria relativa alla carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria, eh, giacché vi era stato un concorso pubblico e successivamente è stato, perso, è stato, un, è stato aperto scusate, un concorso per eh, titoli interno alla pubblica amministrazione. In verità il di Castero, in particolar modo in ordine al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha più volte si è più volte avvalso della facoltà di scorrere graduatorie già aperte proprio per andare incontro a quei principi di efficienza e di economicità indicato dagli onorevoli interroganti. Viceversa, nel caso specifico, era impossibile perché avremmo violato il eh, dettato eh, legislativo. Ed infatti um, deve essere sottolineato che l'accesso alla carriera dei funzionari del corpo di polizia penitenziaria è regolata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 146 del 2000 ed avviene nei limiti del 70% dei posti disponibili mediante concorso pubblico, ossia mediante concorso a cui può partecipare chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dal bando, e nei limiti del 30% mediante concorso interno. <coughs> ossia mediante concorso a cui può partecipare solo chi è già appartenente al corpo di polizia penitenziaria. Il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 1 ottobre definisce poi le procedure e le modalità di svolgimento sia dei concorsi pubblici che dei concorsi interni, ma pur sempre eh, limitatamente a questi limiti posti. Uh, come dire dal decreto legislativo 146 che ripeto è per il 70% massimo nel concorso pubblico e per il 30% massimo il concorso a interno con riguardo quindi alle procedure di selezione indicate nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il concorso per 120 allievi di commissari di polizia penitenziaria è stato bandito per la copertura dei posti da assegnare mediante concorso pubblico, appunto nel limite massimo del 70% della pianta organica poi aumentati a 132 rispetto ai 120 iniziali avvalendosi della ulteriore facoltà di aumentare del 10%. I vincitori del concorso pubblico sono stati avviati al corso di formazione mediante scorrimento della graduatoria, come effettivamente indicato, si è proceduto alla sostituzione dei candidati rinunciatari, quindi avvalendoci dello scorrimento della graduatoria per eh, come dire eh, mm, mm, Sostituire i candidati rinunciatari. Arrivati evidentemente al 70%, eravamo arrivati alla copertura massima mediante quel bando di concorso pubblico che si poteva dare ai sensi del citato decreto legislativo. E quindi il eh, codesto ministero ha più, si è più volte avvalso laddove possibile eh, in termini eh, di legge dello scorrimento delle graduatorie, anche in questo caso si è avvalso di uno scorrimento interno della graduatoria, ma arrivati al limite del 70% eravamo costretti dal dettato legislativo ad, ad aprire un'altra procedura interna per titoli e anzianità eh, relativa invece alla a quota del 30% eh, di assunzione dei eh, funzionari. Spero con questo di aver chiarito quello che credo sia un misunderstanding. Grazie signor sottosegretario, interviene in replica mm. il senatore Bazzoli. Prego senatore Bazzoli. Sì, grazie presidente. Io rispondo al, al sottosegretario, lo faccio per conto del collega e amico senatore Mirabelli che è il primo firmatario di questa interrogazione e che oggi non può essere qui e che colgo l'occasione per ringraziare di aver fatto eh, questo atto di sindacato ispettivo. Eh, prendiamo atto ovviamente della risposta del sottosegretario che ha chiarito anche gli aspetti eh, procedurali e normativi che hanno diciamo, eh, giustificato l'indizione di un concorso successivo al primo. Eh, la nostra interrogazione era un'interrogazione che scaturiva da una preoccupazione che era stata segnalata anche da eh, esponenti della Polizia Penitenziaria inerente al rischio che veniva paventato di eh, persone che avevano fatto concorsi eh, banditi appunto dalla Ministeria della Giustizia e che pur risultati idonei poi. Eh, diciamo non fossero inseriti negli organici dell'amministrazione dell eh, in ragione appunto di eh, indizioni, concorsi successivi che appunto rischiavano di lasciare gli idonei eh, che non erano, mh, non erano entrati nei posti coperti fuori dall'amministrazione. Dall Ovviamente prendiamo atto di questa eh, precisazione. Eh, mi auguro e ci auguriamo che eh, li, quelli che hanno fatto il concorso e che sono rimasti fuori dalla graduatoria, pur idonei eh, che lo scorrimento abbia garantito a tutti di entrare nell'amministrazione ne, nell perché questo appunto corrisponde a una eh, necessità di buon funzionamento di efficienza ovviamente della della, della pubblica amministrazione e dei concorsi della pubblica amministrazione. Eh, sappiamo quanto sia importante, eh, oltre alla copertura degli organici eh, degli uffici giudiziari eh, per il buon funzionamento della giustizia, in particolare dell'esecuzione della pena, anche eh, diciamo, la copertura degli organici della polizia penitenziaria, soprattutto in un momento come questo in cui la situazione carceraria italiana è in gravissima eh, sofferenza, eh, quindi sappiamo quanto sono importanti questi concorsi, sappiamo anche, e voglio dirlo al sottosegretario, eh, che non saranno mai sufficienti questi concorsi se eh, continuerà una politica eh, criminale della giustizia che comporta un incremento costante e continuo dei eh, detenuti nei penitenziari italiani, perché purtroppo questa è eh, la situazione che stiamo registrando e ehm, anche le condizioni di lavoro dei nostri agenti di polizia penitenziaria, che fanno un lavoro incommiabile e eh, che noi ringraziamo per il servizio che svolgono nei nostri penitenziari, è un lavoro che eh, si svolge in condizioni sempre più difficili, sempre più drammatiche, non solo per la carenza di personale ma soprattutto per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari e per l'aumento di detenuti che continua, non cessa e sta portando al collasso del nostro sistema. Quindi io mi auguro che accanto alla doverosa copertura dei posti di eh, polizia penitenziaria, eh, dei posti vacanti che sono assolutamente necessari, ci sia però un ripensamento anche del modello di politica criminale di questo Paese perché se noi non eh, intraprenderemo un percorso diverso che porti, non dico a una riduzione, ma quantomeno a una stabilizzazione del nostro eh, numero complessivo di detenuti, eh, potremo aumentare quanto vogliamo l'organico della polizia penitenziaria, ma la situazione rimarrà drammatica per tutti quelli che lavorano dentro il carcere, per tutti quelli che sono dentro il carcere, compresi i nostri agenti di polizia penitenziaria. Grazie. Grazie. Senatore Bazzoli, allora si è concluso lo svolgimento delle interrogazioni, l'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nel legato B al resoconto della seduta odierna e la seduta ora è sospesa e riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.